Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. Questo significa che quel giudizio alla fine è già in atto, incomincia adesso. Nel corso della nostra esistenza, tale giudizio è pronunciato in ogni istante della vita come riscontro della nostra accoglienza con la fede della salvezza presente ed operante in Cristo, oppure della nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi stessi. Ma se noi ci chiudiamo noi stessi all'amore di Gesù, siamo noi stessi chi ci condanniamo. La salvezza è aprirsi a Gesù e Lui ci salva. E chiediamo perdono, ma per questo dobbiamo aprirci all'amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose. L'amore di Gesù è grande, l'amore di Gesù è misericordioso, l'amore di Gesù perdona, ma tu devi aprirti, e aprirsi significa pentirsi, lamentarsi delle cose che non sono buone che abbiamo fatto.